のほうは裸の王様嫌い、鉛の兵隊は勇気の女王の家来。おやおやアンデルセン、はてはてアンデルセン、ミスターアンデルセン、こんな話を作らなかったの。お話ちょっぴり狂ってる世の中ちょっぴり狂ってる、はっはっは。夢の積み木を積み替えよ、みんなみんな集まれ。Mi sono qui. Aspetta, voglio la mia lettera con le carte magiche. Ah, stai attento! Dovresti stare più attento. Non devo perdere le mie carte se voglio essere ammessa all'università della magia. Lo so, bollicina. Ti ho già detto mille volte che ne devo avere 101 affinché mi ammettano in una classe speciale per seguire il corso e diventare così una bella principessa. E che rumore è questo, bollicina? Sono io che parlo? No, quello. Abbiamo rischiato grosso, l'aereo stava quasi per investirci. Guarda, c'è una città laggiù. Sì, è vero. Chissà chi ci abita. Molto bene, ragazzi, si parte! Benissimo, sono sopra! Forza, sono sopra! Basta, alziamo i tacchi, ragazzi! Scommetto che questo colpo sarà su tutti i giornali domattina. I rammolliti che vivono in questa città saranno isterici. Wow, sono ricco! Lo siamo tutti, capo! Sim, sim, tutta questa roba è mia. Nessuno di voi criminali avrà un soldo. D'accordo, voi tutto lo prenderò adesso. Mettetevi in testa che lavorate solo per me, il grande Al.
Certo, capo, lo ricorderemo. Lavoriamo solo per te, capo, e tu comandi, grande Al. Non scordatelo, ora a letto. Ricordate cosa diceva la mamma. Non c'è bravo ladro senza una sana dormita. Arrivederci. Ciao Tommy. Ciao Al. C'è il tuo nome sul giornale stamattina. Tutto sulla rapina di ieri. Davvero? Fammi vedere. Mamma sarà molto fiera di me. Ehi. Oh sì, hanno scritto il mio nome giusto. Al Capone. Ecco, tieni il resto, ragazzo. Grazie. Al, non ti serve qualche nuovo bandito? Eh? Sì, sono sicuro che sarebbe divertentissimo essere un membro della tua banda. Piantala, è meglio che tu continui a fare il garzone di giornali. Ti chiami Tommy, non Tommy Sparalesto. Ti ho colpito. Quel ragazzo mi assomiglia. Anch'io ho cominciato così. Sì, ricordo i bei tempi quando giocavo in strada proprio come lui. No. Io ero meglio. Mammina, saresti orgogliosa del tuo bambino se fossi qui. Ogni giorno che passa divento sempre più famoso. Presto mollerò la banda. Farò tutto per conto mio. Che cos'è stato? Chi osa ridere di Al? Ciao Al, dovresti conoscermi. Sono il tuo socio. Non ho nessun socio io. Chi va là? Qualche imbecille pretende di mettersi con me, eh? Sono qui. Qui sul muro. Te l'ho detto, sono il tuo socio. Non mi riconosci più? Sono la tua ombra. Al, ti ho seguito dappertutto per anni interi e finora sono stato il tuo amico più fedele, ma non sono felice. E perché dovresti essere infelice? Perché sei un delinquente. Non vedi che cattivo esempio dai a Tommy, quel tuo giovane amico strillone? Già, e sono contento che lui impari tutto. E poi non posso smettere di fare il rapinatore. È il modo più veloce che conosco per fare quattrini. Quattrini? E a che cosa ti servirebbero se dovessi finire in prigione per il resto della vita? Chiudi quella boccaccia, non sei altro che un'ombra e non intendo ubbidire a un tipo come te. Ho fatto con te i primi passi. Se hai intenzione di farmi diventare un criminale, sono pronto ad andarmene. Non puoi, sei legato a me. Ne sei certo? Tutti i tuoi amici ti stanno abbandonando e io pure. Che vuoi fare? Me ne vado, ma farò in modo di impedirti ogni azione malvagia, perciò stai bene attento a dove metti i piedi. Ah, sì? Sì, riuscirò a fermarti. Forse puoi perdere la tua ombra, ma non puoi ucciderla. Che cosa è successo? Capo, svelti! Tu sei ferito! Forza, scendiamo, forza! Ehi, grande Al, tutto a posto? Chi è stato a farti gridare a quel modo? Non preoccupatevi per me, ragazzi. Ho avuto soltanto una piccola discussione su un paio di cosette con la mia ombra. Una piccola discussione su un paio di cosette con la tua ombra? Devi essere abbattito, Al! Cosa sarà successo al capo? Se quell'ombra cerca di ostacolarmi, le darò filo da torcere. Se vorrà rubare i gioielli, dovrà portare via anche me. Vuoto. I gioielli. Dove sono finiti? Dove sono spariti? Scommetto che me li ha rubati uno di quei mascalzoni. Sveglia, ragazzi, sveglia, su, avanti. Alzatevi, ragazzi, svegliatevi. Vediamo un po', ragazzi. Chi è quel furbacchione che mi ha rubato i gioielli? Duke, sei stato forse tu? No, capo, io non c'entro. Mi stavo godendo un meritato riposo. Credici, capo, dormivamo come neonati.
E chi allora? Certamente si tratta di uno di voi. E magari sei stato tu, Maxi. No, capo, non sono stato io, ma nessuno di noi ragazzi avrebbe osato rubare. Forse è stata l'ombra con cui hai avuto quella piccola discussione stanotte. Già, e magari è riuscita a fare il colpo mentre io dormivo, eh? Che ne dici, Maxi? Sì, è proprio buffo. L'ombra di un tizio rubacchia in giro mentre il proprietario dorme. Non sei divertente! La prossima volta che vedrò quell'ombra la farò a pezzi. Muoviamoci ora, voglio ripulire la banca della città. D'accordo, ragazzi? Sì! Di nuovo quei maleducati! Aiuto! $99.994.567.891. 100 milioni! Capo, quando ci darai la nostra parte di bottino, eh? Mai, farabutti! Questo servirà a ricompensarmi del furto dei miei gioielli rubati l'altra notte. Ora andate a letto e non dimenticate di dire le vostre preghiere. Sì, capo! Farabutti. Nessuna ombra potrà rapinarmi qui. Nessuno al mondo potrà rubarmi il mio malloppo mentre dormo rinchiuso qui dentro. Mammina, puoi essere fiera di tuo figlio, sono ricco. Perché quell'ombra mi perseguita, gliela farò vedere io! Allora, a sinistra, dunque, 5.4, 2... Non mi ricordo la combinazione! Fatemi uscire! Voglio uscire! Aiuto! Aprite la porta! Sì, capo! Ci pensiamo noi! Apriremo la porta, capo! Apriremo la porta! Piantatela, dove sono quei due che facevano la guardia, eh? Bitune e Pennaconte stavano dormendo come angioletti. Guarda chi è di innocente, capo. Ladruncoli e imbecilli, vi faccio secche! Maledetti, se non catturate immediatamente quell'ombra ve la farò pagare cara, capito? Cara e salata! Ha 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 ha
lasciate fare a noi, signori. Stiamo facendo tutto il possibile. Non è vero, signori, non possiamo circolare liberamente. Non lo prenderanno mai, è un tipo in gamba. Io sono suo amico, è così. Oh, come vorrei essere anch'io famoso come il grande Al. Se conoscessimo il nascondiglio di Ale, se le nostre auto funzionassero a dovere, riusciremmo a catturare quel farabutto. Tenente, non riuscirai a catturarlo facilmente. Oh! Guardate, Al! Non è Al, è solo la sua ombra! Sono qui per aiutarvi ad arrestare Al. Sì, è ora che abbia ciò che si merita. Nessun uomo al mondo riesce a sopravvivere senza la sua ombra. Ci aiuterai a catturarlo? Sicuro, dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi. Posso guidarvi dal grande Al, perché ovviamente so dove vive. Ah, saresti molto utile se potessi mostrarci il suo nascondiglio. Ehi, tenente, potrebbe essere una trappola. L'ombra potrebbe farci cadere in un'imboscata. No, è tempo di agire. Cattureremo il grande Al senza alcun indugio. Attenzione, tutte le pattuglie in stato d'allarme. Tutte le guardie escano armate. E non dimenticate i proiettili, ragazzi. Perbacco, devo avvertire Al. Finalmente la polizia si dà da fare. Sì, grazie al cielo quel malfattore verrà tolto di mezzo. No! Questo colpo insegnerà all'ombra a non interferire più nella mia carriera di rapinatore di banche. Avremo la nostra parte stavolta, capo. Maxi, tutto quello che ti ho chiesto è di tenere la boccaccia chiusa e proteggermi da quell'ombra che continua a perseguitarmi, capito? Questi insulsi ladri di galline non sanno che hanno a che fare con il grande Al Capone. Avrò la mia immagine sui grattacieli, scolpiranno statue in mio onore e la mia mammina vivrà in un villino e io le potrò portare tutti i giorni 2 dozzine di rose rosse. Ah, eccola qua. È l'ombra! Ti ho avvertito che ti avrei fermato, la polizia sta venendo qui per arrestarti. Ci hai fatto la spia. Un momento, dobbiamo batterci contro di loro. Tornate indietro. Grande Al, non ce la sentiamo. I poliziotti sono troppi e non abbiamo alcuna possibilità di scampo. Meglio arrenderci tutti. Sei finito senza di loro. Aspettate, aspettate. Tutto il malloppo sarà vostro se mi aiuterete. Troppo tardi, tieniti il malloppo. Noi ce ne andiamo. No, non abbandonatemi, aiutatemi a combattere i piedi piatti, venite qui! Sei stato troppo avido con loro e ora si stanno vendicando di te, che ne pensi, Al? Ti faccio fuori! Nessun altro al mondo è più forte e terribile del grande Al, sono il criminale più spietato! Grande Al Capone, è il tenente che ti parla, sei circondato, getta le tue pistole e arrenditi, non hai scampo, la tua banda è stata catturata e si è arresa pacificamente, per il tuo bene getta le pistole e esci fuori con le mani alzate! Dovrete passare sul mio corpo, non mi incastrerete! Pronti a sparare! Prendetelo, prendetelo! Se intervenissi. Certo, ma è molto pericoloso, bollicino. Al, Al, sono io. Ma è Tommy. Sono venuto ad aiutarti. Tommy, no, statene alla larga. Arrivo, ti sono amico. Non essere sciocco.
Tommy! Non sparate, non sparate! Fermate il fuoco! Mi arrendo, mi arrendo! Tommy, sto arrivando! Non c'è più, Tommy. No! Al! È troppo tardi. No, no, perché? Tommy, non devi disperarti per così poco. Era un uomo cattivo ed egoista, un delinquente. Non era amico di nessuno. Non era affatto cattivo ed egoista. Era un uomo coraggioso e furbo. Era mio amico e mi piaceva. Oh, Al! Perché sei Nessun morto. Ragazzo dovrebbe ammirare un uomo come quello. L'unica buona azione compiuta da Al è stata salvarti la vita. Bene, non c'è nient'altro che mi trattenga ancora qui. Dopotutto sono solo un'ombra senza padrone. È meglio che me ne vada e dica addio a tutti voi. Tommy, non prendertela così. Prima o poi uno dei miei uomini l'avrebbe preso, com'era giusto. Ha ragione, tenente. Amico, spero che tu abbia capito. Avevi una pessima influenza su quel ragazzo, per questo ho detto a tutti che eri morto. Ma ora so che anche tu hai dei buoni sentimenti. Sì, Tommy mi ricorda quando da bambino avevo bisogno di qualcuno da amare. Sono stato cattivo ed egoista. Andiamo via e ricominciamo da capo. D'accordo. Niente più cattiverie. Ombra, insegnami a vivere. Credo che il grande Al abbia imparato la lezione. Sì, la sua ombra era migliore di lui e da lei ha imparato a essere buono. Chi sa la mia ombra? Bingo, se mai la mia ombra si staccasse da me, ti prego di avvertirmi. Ecco fatto. Ah! Bingo, perché mi spaventi? からお送りします。あるおもちゃ箱にとっても綺麗な人気者のマリがいてね、みんなの憧れの的だったの。そんなある日、おもちゃの国へコマが仲間として入ってきました。一目でマリを好きになってしまったコマはドブから拾われてきたため、かわいそうに友達にしてもらえないのよ。そこでコマはマリと仲良しになろうとコマを回す大会に出場。だって優勝すると金ピカの綺麗なコマになれるんだもの。さあ、うまくいくかしら。来週のアンデルセン物語、仲良しはいつまでも、楽しみに待っててね。じゃあねん。カズカズカズカズカズカズカズ、ズンがズックズイブン、ズンがズックズ。それがどうした？ズッコのズはズル休みのズ、ズルがしこいのズ、ズンベラボのズ、随分まずいこのズ。だからどうした？男の子だい。はずこけた、はずずずっこけた。ずっこのズはずずしいのズ、気分はよくないのズ、ズバリな負け者のズ、ずっぽらでおっちょこちょいのズ。だからどうした？男の子だい。はずこけた、はずずずっこけた。ずっ
かずかずかずか。ずかずかず。はずかずかずかずか。ずかずかず。はずかずかず。はずかずかず。ずかずかずかずか。ずかずかず。はずかずかずかずか。ずかずかず。はずかずかず。はずかずかず。はずかずかずかずか。ずかずかず。